Vittorio Feltri è un noto giornalista italiano che per anni ha rappresentato, tuttora rappresenta un punto di riferimento per l'opinione pubblica di centrodestra, o quantomeno per quella parte di opinione pubblica che ancora si potrebbe riconoscere in quello che dell'esperienza del centrodestra ancora rimane in piedi nel nostro paese. Ecco che appunto Vittorio Feltri in un suo articolo comparso sul suo quotidiano ha sostenuto sostanzialmente di non capire quale ragione possa avere le gerarchie ecclesiastiche del nostro paese e in generale quello che viene definito comunemente il mondo cattolico per agitarsi tanto rispetto alla questione del matrimonio omosessuale e quindi alle unioni civili appena approvate dal legislatore. Da parte sua, infatti, c'è la convinzione che in fondo si tratta di una innovazione inevitabile, un progresso di civiltà che finirà per essere metabolizzato dalla nostra civiltà, esattamente come secondo lui sono stati serenamente metabolizzati altri cambiamenti come quelli del divorzio e dell'aborto. Ecco, quello che sostiene Feltri ci dà occasione di interrogarci su qualcosa di cui non si parla molto, e cioè veramente la nostra società ha definitivamente metabolizzato l'esperienza del divorzio inteso come diritto civile per tutti e come lo ha metabolizzato. Oggi, anzi ieri, perché ieri sono le parole che ha pronunciato Feltri, è stato il giorno in cui i giornali ci hanno raccontato anche dell'ennesima tragedia familiare dovuta proprio in maniera anche molto esplicita e diretta al divorzio. Una coppia di sposi fiorentini, giovani trentenni, sono stati ritrovati in automobile, entrambi in un lago di sangue, a causa dell'omicidio-suicidio commesso da lui che si era visto, dopo soli 2 anni di matrimonio, lasciato da parte della moglie che, nonostante il presumibile entusiasmo che avrebbero avuto soltanto 2 anni prima con l'avvio di una nuova famiglia, aveva deciso di lasciarlo e aveva appena attuato il suo piano per andare a vivere con un collega del quale si era invaghita. Si dirà che sono casi estremi, si dirà che sono tragedie in cui in definitiva l'elemento del divorzio non c'entra più di tanto, ma in realtà sono espressione di un disagio che nel nostro paese soltanto comporta un tributo di sangue che è stato valutato in circa un centinaio di vite all'anno che vengono perdute proprio per fatti connessi alla disperazione che la rottura di una famiglia derivata dal divorzio genera. E non parliamo di quanti saranno i suicidi e non parliamo di quanti saranno i casi in cui il malessere, il disagio sociale indotto dall'esperienza del divorzio libero comporta solo nel nostro paese. Un centinaio di morti all'anno è un tributo di sangue che neanche tutta la criminalità organizzata del meridione, mafia, camorra e 'ndrangheta, messi insieme, riescono neanche lontanamente a mettere insieme. Eppure, si pensa che in fondo questa tragedia di proporzioni enormi sia qualcosa che tutto sommato si dovrebbe avere metabolizzato bene e non se ne parla quasi mai. Pensiamo anche ai costi economici più diretti che il fenomeno della disgregazione delle famiglie dovuta al divorzio finisce per avere. In fondo non ci vuole un Nobel dell'economia per capire che quando una famiglia, una coppia si divide, se non altro, la prima conseguenza è che là dove c'era una sola casa da mantenere, dopo ce ne devono essere due, una dove rimane la moglie spesso con l'affidamento dei figli, un'altra in cui deve andare a vivere l'ex marito o comunque l'ex compagno che viene estromesso dalla possibilità di continuare a vivere in quel nucleo familiare che aveva fondato. Quali costi economici diretti ha questo fenomeno? Io che ho iniziato a occuparmene ormai 6 o 7 anni fa, posso riscontrare che in questo periodo di tempo il numero dei padri separati, delle persone mandate sul lastrico dall'esperienza del divorzio, che si rivolgono, essendosi ridotte in estrema povertà, alle mense della Caritas, è aumentato esponenzialmente. Se 7 o 8 anni fa era ancora un fenomeno nuovo, oggi si può dire che sia
quella dei padri separati, una delle principali categorie dei nuovi poveri, di quelli che poi, tra l'altro, stanno maggiormente soffrendo le conseguenze della crisi economica. E non si pensi che non ne soffrano anche le stesse mogli che, comunque, dall'esperienza del divorzio, subiscono una notevole precarietà anche per quanto riguarda le condizioni di vita loro e dei loro figli. Insomma, il divorzio è qualcosa che impoverisce tutti e in questi periodi di crisi economica lo stiamo vedendo in maniera particolare. Per non parlare poi dei costi che invece sono indiretti, perché sono la conseguenza di quel profondo disagio esistenziale, morale, quella profonda situazione di sofferenza che abbiamo anche accennato prima, parlando di quella tragedia che è avvenuta proprio ieri l'altro nel Fiorentino, e che anch'essa viene ad avere dei costi sociali non indifferenti. Gli statunitensi, che hanno conosciuto e studiato prima e con maggiore onestà intellettuale tutto sommato questo fenomeno, sono ormai concordi nel rilevare che il divorzio e la disgregazione delle famiglie comporta dei danni anche esistenziali notevoli negli interessati, ma anche e soprattutto nei loro figli. I figli del divorzio, ormai lo dicono tutti gli studi che in qualche modo si sono interessati con onestà intellettuale di questo fenomeno, hanno delle probabilità molto più alte di incontrare nella loro vita delle situazioni di emarginazione, disagio, devianza che poi hanno, oltre che i costi esistenziali per loro e per il loro ambiente, anche dei costi economici notevoli. Si comincia fin dalla più tenera età con una maggiore incidenza dei casi di abbandono scolastico, per arrivare poi a fenomeni di sottoccupazione, emarginazione, piccola criminalità, tutte situazioni di devianza che vengono indotte dal fatto di essere cresciuti al di fuori di un nucleo familiare stabile con il padre presente. E poi ci sono altre conseguenze indirette, alcolismo, tossicodipendenze, altre forme di devianza che comportano l'emarginazione, suicidi. Quanti sono i suicidi che ogni anno avvengono proprio per conseguenze del disastro esistenziale che comporta la mancanza del riferimento di una famiglia? Tutte queste cose avvengono e però non se ne parla molto nel pubblico dibattito. Si continua a dire che in fondo il divorzio sarebbe una grande conquista di civiltà, ulteriormente implementata di recente con il divorzio breve, che non merita di essere affrontata come tale. Vien quindi da chiedersi se sia solo il problema che Vittorio Feltri e tanti della sua area politica hanno veramente un metabolismo molto forte e quindi riescono a digerire tutto. Anche questo, oppure se si tratta soltanto di un grande problema che non viene affrontato come merita. Intanto, lo abbiamo fatto notare anche in altra occasione, lo sta facendo notare anche la gerarchia ecclesiastica, assieme a tutti questi fenomeni di cui stiamo parlando, esiste anche il problema dell'inverno demografico. Esso è direttamente connesso, innegabilmente, alla dissoluzione delle famiglie che, sposandosi sempre di meno e avendo sempre meno figli, stanno condannando il nostro paese ad un futuro di regresso che non è soltanto economico per via della difficoltà che avremo a poter pagare le pensioni, a poter di nuovo crescere economicamente, ma è anche culturale, materiale, umano, perché la disgregazione della famiglia comporta anche il venir meno della possibilità di garantire la trasmissione della cultura, della nostra civiltà da una generazione all'altra, come finora era sempre avvenuto. Soltanto nell'ambito dei rapporti tra padre e figlio, nell'ambito della famiglia tradizionale. Tutti questi fenomeni continuano ad esistere, ad avanzare, stiamo andando avanti verso un disastro, ma ancora ci balocchiamo con il dire che il divorzio sarebbe una conquista di civiltà oppure un fatto scontato. E appunto, ripeto, viene da chiederci se sia soltanto una questione di metabolismo particolarmente accelerato da parte di Vittorio Feltri e della sua area politica di riferimento, oppure se è il problema che non stiamo veramente accorgendoci di quello che accade e che invece meriterebbe di cominciare ad essere affrontato perché è un enorme problema anche e soprattutto di carattere politico.